Iniziamo con, diciamo, le domande più frequenti erano: che si può fare con Vai con carico immediato? Possiamo fare, quando possiamo decidere di fare un impianto immediato dopo estrazione? Quanto dobbiamo aspettare nel caso di complicanze cliniche per poter inserire l'impianto post-estrattivo? Ci sono diverse domande che sono state, non sono state risolte nell'arco degli altri webinar, ovviamente perché c'era un'ora di tempo, non è che potevamo rispondere a tutto. E qui c'è un caso particolare che ci fa vedere praticamente tutte e tre queste tecniche da applicare e da effettuare, perché può succedere, può capitare che nello stesso paziente dobbiamo fare un post-estrattivo ritardato. Chiaramente il carico immediato, quanto si fanno queste tre terapie, quanto si applicano. Ovviamente dipende sempre da una questione fondamentale che è la situazione clinica. Se noi non partiamo dalla situazione clinica del paziente, potremo mai decidere, ok, in questo caso, per esempio, i quattro incisivi superiori sono da estrarre o no. Va bene, li vogliamo estrarre? Sì. Facciamo un carico immediato, post-estrattivo immediato? Sì. Si può dire in questo momento sì o si può dire aspettiamo un attimo, valutiamo meglio il caso clinico. Ovviamente dal punto di vista clinico, extraorale o intraorale, non è che possiamo decidere più di tanto perché l'importanza poi è anche l'anamnesi del paziente, ovviamente questo è l'extraorale. Che è successo con questo paziente? Ha subito 5 anni di ortodonzia, ecco qua già stiamo per quale motivo 5 anni di ortodonzia, hanno fatto degli spostamenti incongrui, ha perso intanto l'incisivo laterale superiore di sinistra, causa questa terapia, e poi facciamo l'analisi radiografica e vediamo quello che è successo, è stato un po' iperesteso tutto questo movimento degli incisivi anteriori. Aveva un morso profondo, avevano voluto aprire questo morso, è questo che è successo, le vitalizzazioni non proprio congrue. E poi la problematica, ovviamente, quella del riassorbimento completo dell'osso palatale, in particolare a livello degli elementi 21 e 22. Allora, qui la decisione qual è? Guardiamoci l'11-12, lì in questi casi. Si potrebbe pure pensare a fare un post-estrattivo immediato, nell'altro non è proprio pensabile perché si deve vedere proprio intrachirurgicamente pure che cosa avviene nel lato superiore di sinistra, perché fondamentale è quello, anche il lato intrachirurgico, decisioni molto difficili da prendere, specialmente in questo caso, perché come vedete. La sostanza ossea a disposizione non è la migliore. Abbiamo deciso di fare un innesto post-estrazione, eliminare la radice che era ovviamente completamente contaminata, contaminato ovviamente anche l'osso circostante, e lì già c'è il criterio di esclusione per qualsiasi tipo di post-estrattivo immediato. Non ne parliamo del carico immediato perché anche il carico immediato ha le sue caratteristiche, ci deve stare una sostanza ossea che provochi la cosiddetta stabilità primaria, che in questo caso non era proibito, ma la cosa più importante è la problematica della contaminazione dell'osso circostante. Il centrale, come visto, è sulla radiografia, sul 3D, c'era un'esposizione della radice qua, evidentissimo. Farò delle parentesi per quanto riguarda i materiali, perché ci chiedono anche, ma questa fresa che utilizzi, a che serve, quell'altro strumento che serve? Vi faccio anche delle piccole parentesi, questa fresa per esempio è una fresa di degranulazione di produzione israeliana che però la Vaiko gentilmente ha preso nel suo bagaglio di articoli e di prodotti perché
Io la utilizzo personalmente già da 14 anni ed è fondamentale per ripulire e decontaminare tutto l'osso dai tessuti molli che sono ancorati, ovviamente in questo caso, nell'osso e si deve fare una pulizia, una toilette completa con delle curette convenzionali molto difficili da fare. Questa fresa di degranulazione non taglia l'osso, ma strappa praticamente, sono tutte micro curette che strappano il tessuto molle e il tessuto di granulazione delle superfici dell'osso e ripuliscono completamente tutta l'area da dover trattare. Si prosegue poi con i periotomi, ovviamente fondamentale quando lavoriamo in implantologia, essere atraumatici nell'estrazione, utilizziamo sempre i nostri periotomi per poter distaccare le radici dall'osso attraverso un taglio del legamento periodontale. Come qua vediamo, possiamo vedere nelle immagini, questo è dopo toilette, pulizia della superficie interessata, che qui, come possiamo immaginarci, un post-estrattivo immediato era quasi superfluo a pensarci minimamente, a poterlo fare o farci addirittura un carico immediato su questa zona contaminata. È una zona che sembra più un formaggio svizzero che qualsiasi altra struttura ossea sana. Per questo si deve cercare in questi casi di risanare questa zona, ovviamente utilizzando delle membrane di collagene, il meno traumatico possibile, ancorarli al periosteo, perché qua con le viti, ancoraggio, provocato ulteriore trauma, già ci sono abbastanza buchi nell'osso vestibolare, per questo si poteva, abbiamo evitato questo ulteriore trauma dell'osso. Abbiamo deciso di ancorare questa membrana in collagene direttamente al periosteo del lembo vestibolare, utilizzando poi del sintograft del petafosfato tricalcico, che tutti voi sicuramente utilizzate, sempre la granulazione 500, la 500 1000 si utilizza per difetti più grossi o per rialzi laterali, quando i difetti sono un po' più stretti, un po' più piccoli come questi, ovviamente il 55-500 entra più facilmente negli spazi da riempire. E poi, infine, dopo suturazione, quello che stiamo utilizzando ultimamente, negli ultimi 6-7 anni, di nuovo, nuovamente, siamo ritornati alla nuova formulazione di un materiale che si chiama Periacryl, che è un cianacrilato, e praticamente è un protettore della ferita che aiuta moltissimo nella prima fase di cicatrizzazione, perché è un glue, è una colla tissutale che copre, in particolare nel momento critico, le prime 72 ore, questa ferita, anche se uno pensa di aver chiuso bene, comunque questa protegge ulteriormente la ferita e mantiene insieme le suture, i nodi delle suture fondamentali che entrano nelle prime ore di guarigione, che questo è fondamentale per questo tipo di innesto osseo, un innesto osseo abbastanza facile da effettuare per tutti quanti, e sicuramente ci sarà il professor Cicconetti che farà il workshop su questi tipi di interventi fattibili in ogni studio, e si possono effettuare queste chirurgie di rigenerazione. Seguiamo poi mettiamo ovviamente protesi fissa, protesi provvisoria fissa, che è fondamentale per questi tipi di rigenerazione, perché lì un qualsiasi provvisorio rimovibile provocherebbe enormi danni, sarebbe stato tutto inutile, perché il movimento e l'ischemia di un rimovibile sarebbero veramente negativi per quanto riguarda una buona rigenerazione di questa superficie.
Fissati ovviamente questi provvisori sui due tenti incisivo centrale e laterale di destra rimanenti, è così che la guarigione può avvenire tranquillamente. Vediamo dopo 3 mesi che succede con questo sintograft, che è quasi sparito, scomparso, integrato, oppure si è riassorbito facilmente durante il processo di cicatrizzazione, lasciando spazio a delle strutture similosse, che non direi che dopo 3 mesi è osso, però abbiamo fatto istologie di vario tipo diversi anni fa a Cartagena, quando abbiamo utilizzato la prima volta il beta-fosfato tricalcico, nei primi anni 2000. Abbiamo fatto moltissime istologie di questo genere sul paziente, e abbiamo visto che c'era sempre una parte di tessuto osteoide che era già formato dopo 3 mesi, che più del 30% del volume dell'osso carotato era tessuto osteoide, il resto era tessuto in formazione. Per questo è molto reattivo con l'osso. È importantissimo a ricordarsi sempre che il fosfato tricalcico, in genere il beta fosfato tricalcico, e in particolare il sintograf, devono essere coperti completamente, chiusi completamente. L'esposizione non provoca una guarigione talmente precisa, anche se lo facciamo, come vedrete, in alcuni casi di post-estrattivi, dove chiudiamo praticamente, non chiudiamo il lembo, però la cavità alveolare coperta con le placche dei tappi di collagene, scusate. Però questo lo vedremo successivamente con altri casi clinici. Dopo 3 mesi, che si fa? Si inseriscono gli impianti sulla sinistra e si fa un carico immediato, si mettono impianti più i monconi. Per poter fare che? Per poter continuare con l'altro lato a fare il post-estrattivo immediato. Post-estrattivo immediato entrambi, con carico immediato o senza carico immediato. E questa è un'altra, no, un'altra richiesta. Quanto lo faccio post-estrattivo immediato con e quando lo faccio senza? E sempre dipende dalla situazione clinica. Certo, si può fare un'analisi precisa, radiologica, PD fondamentale, dove uno fa la misurazione dell'imbuto iniziale di una radice. Quando l'imbuto è di 10 mm, io ho un impianto di diametro 4, 5 o 5, oppure utilizzo come qui in questo caso, utilizzo dei monconi con un profilo emergente che è 6,5. Dopo c'è un gap enorme tra l'imbuto dell'osso alveolare, il moncone. Ovviamente lì rischiamo, no, l'invaginazione di tessuto molle nel post-estrattivo immediato. Per questo dipende da tanti fattori, quando lo faccio immediatamente e quando no. E quelli sono ovviamente poi i criteri quali si soffermerà, credo il workshop lo farà il dottor Carelli, sugli post-estrattivi immediati o ritardati. E quelle sarà una parte del tema. E qui però vediamo quello che succede. È certo che il vantaggio di un post-estrattivo ritardato sta nel fatto che dopo 3 mesi qua si è formato tessuto osseo, la corticale è quasi riformata e c'è tutto un altro ambiente sul quale si può lavorare. È chiaro che in questo caso poi che si fa per accorciare i tempi di cicatrizzazione e di guarigione, non si fa una chirurgia a due tempi, e si fa in questo caso una chirurgia a un tempo, cioè un'antologia con un carico immediato di questi due impianti, mentre nella stessa seduta si farà il post-estrattivo immediato a livello dei superiori di destra. E qui vediamo il classico, quello che conoscete già, io qua non mi soffermo tanto, fresa pilota, poi andiamo avanti con le frese meccaniche, poi terminiamo sempre con le frese manuali. Le frese manuali sono le ultime frese che si utilizzano se uno vuole fare un carico immediato o un post-estrattivo immediato, perché le frese manuali garantiscono
un'osteotomia più stretta rispetto alle frese meccaniche. Questo è un altro protocollo da seguire. Cioè, io voglio fare un post-estrattivo immediato, non posso terminare con le frese meccaniche perché mi danno un imbuto meno attivo nei confronti dei margini dei plateau dell'impianto del Bicon. Ricordate che abbiamo solamente i margini dei plateau che sono ritentivi e che ci danno la stabilità primaria, perciò devono avere un'osteotomia più compatta, più ristretta. E quello che provocano le frese manuali, quando terminiamo con le ultime due osteotomie, con le frese manuali abbiamo una condensazione delle superfici dell'osteotomia e una ritenzione più forte per quanto riguarda l'impianto. Perciò la stabilità primaria, quando uno dice Bicon non ha bisogno di stabilità primaria, è un po' superfluo, non si può dire così. È un impianto che si può buttare dentro un alveolo con coagulo, chiudere, e quello si integrerà. Però dove? Qual è la posizione? Cioè, quella serve sempre. Una stabilità primaria serve sempre, comunque, anche per impianti Bicon. Un'altra cosa è metto l'impianto in osso D4 e sciacqua leggermente l'impianto, ok, è accettabile, lì non c'è stabilità primaria, però quello che facciamo è copriamo, proteggiamo poi con osso autologo oppure un tappo di interno, sinus, come volete, proteggiamo questo impianto e lo facciamo cicatrizzare in una zona, in un ambiente protetto, però post-estrattivi. E carico immediato non ha ambiente protetto, lì l'impianto stesso deve essere già stabile dal primo momento, dalla prima inserzione. E quello è diverso rispetto a ciò che ci ritroviamo quando facciamo la chirurgia a due fasi. Chirurgia a due fasi non è proprio necessario una stabilità primaria così rigida per quanto riguarda tutto ciò che sono immediati, carico oppure inserzione immediata post-estrattiva, ci vuole una stabilità primaria dall'inizio. Dunque, inserzione, poi vediamo, guardatevi pure le lunghezze, importante pure quello è un altro protocollo da seguire post-estrattivo. Per quanto riguarda il carico immediato farò io il workshop poi nel prossimo futuro, ma lì è chiaro da stabilire una cosa, una questione: quale tipo di impianto, quale lunghezza. Non possiamo pretendere di fare un carico immediato dei 3x6, dei 4x5, dei 5x5 e così via. 5x6 è già un'altra cosa, però si deve vedere dove, in che posizione e in quale momento. Allora, diciamo, in linea di massima, quelli più di scelta primaria per quanto riguarda post estrattivi e in particolare il carico immediato sono gli impianti di lunghezza da 8 e da 11. Vengono inseriti gli impianti e poi viene fatta la scelta dei monconi da utilizzare per un carico immediato. I monconi da utilizzare per un carico immediato possono essere definitivi, cioè io scelgo in quel momento e non risposto più, e non li ritrago, non li tolgo più in una fase successiva per quanto riguarda l'impronta. Questa è una scelta. La seconda, ovviamente, li utilizzo per il carico immediato con dei provvisori, ok? E lì è la scelta relativa, perché ok, prendo una linea di una serie di monconi che sono quelli più adatti per il post estrattivo immediato, che sono questi qua, la serie 4. Occupa poco spazio, non spinge molto sul lembo, si può lavorare facilmente protesi per adeguare la protesi su questi monconi. Più grandi sono e meno spazio protesico ho a disposizione, è ovvio. E poi è fondamentale. È chiaro che sono le angolazioni, però è relativo per quanto riguarda queste grandezze. Io personalmente uso quasi sempre il primo moncone solamente,
il 4-0 gradi, perché se vedete vai sotto gengiva, lo mettete sotto gengiva e tutto il resto dell'angolazione viene corretto con la cuffia, viene corretto col provvisorio e così via. Se volete fare subito un definitivo, è tutta un'altra storia, ovviamente lì ci complichiamo un pochino la vita nella selezione dei Monconi, non diventa tanto semplice, allora là dobbiamo essere veramente più precisi e lavorare molto bene in sinergia con il laboratorio che ci fa un'analisi pre-chirurgica e ci dice guarda, Maure, qui secondo noi se tu segui con la guida chirurgica che ti diamo e l'inserzione degli impianti in questa angolazione, potremmo pensare di utilizzare il Moncone Tot. Ok? Diventa diverso. E allora la scelta è più precisa e deve essere analizzata prima dell'intervento di per sé. Però quando avete, per esempio, la necessità di fare un carico immediato, avete pochi Monconi a disposizione, quali sono quelli da avere nello studio, sicuramente sono questi qui. Oltre all'altri che a me piacciono pure, sono quelli con la testa avvitata, i detachable abutments. Quelli ovviamente sono ancora più sicuri per questo tipo di chirurgia perché non vanno così in fuori, anche se questo è minimo, sulla testa del Moncone è abbastanza esteso. Non direi esageratamente, però per quanto riguarda quelli avvitati, ovviamente diventa ancora più piatta la situazione e si avvicina sempre di più al tessuto molle, così la protesi può essere adattata facilmente. Però questo lo vedremo poi, vedete quante discussioni ci sono da fare su un tema semplice come questo qui. Però la selezione dei Monconi è fondamentale. Poi passiamo sul lato superiore di destra e qua faccio il post-estattivo immediato. Il post-estattivo immediato nei superiori, anterosuperiori, è fondamentale a sapere questo. L'incisione, l'inserzione della fresa pilota, dov'è che si fa? A quale livello? Adesso vi anticipo che questo grafico purtroppo è errato, ma ce l'ho messo apposta. Vedete la freccia gialla? Quello è il punto di inserzione, perché quel punto di inserzione, il grafico, è troppo in alto e pesca proprio lì dove c'è meno osso a disposizione. Quello che è successo, io l'ho messo apposta, che purtroppo sta sui nostri cataloghi chirurgici, però lo stiamo cambiando, tranquilli, che durante il lockdown, pure io c'avevo tanto tempo e la casa madre mi ha mandato tutti i cataloghi da revisionare, da rivedere. Ho visto questa cosa qui molto particolare che praticamente ci può dire solamente non fate così come sulla vostra sinistra, perché come se andate troppo in alto nell'inserzione verso il palato avete meno osso palatale a disposizione, più facile diventa una perforazione. È quello che succede in alcuni nostri colleghi a livello mondiale, io vi dico, sento tante persone e alcuni mi riferiscono che io ho perforato palatalmente perché probabilmente hanno visto questo grafico che non va bene perché la punta della fresa pilota dovrebbe scivolare dall'apice in alto e vedere dove c'è questa gobbetta, una concavità, anche questo è il disegno a rovescio. C'è una concavità verso il palato dove uno si inserisce, saranno 3-4 mm apicali, cioè dall'apice uno scivola, va in alto e si appiglia in quella zona e dopo il secondo grafico sulla vostra destra è quello corretto, perché vedete la gran differenza, cioè lì stiamo nella posizione giusta, giusta. A 3-4 mm dall'apice, non di più, dove c'è molta più sostanza ossea. E quando uno mi dice: ma perché misuri, guardi la radice? Ma per questo motivo io voglio vedere quanto è lunga la radice, dove all'incirca si trova questo punto che, come vediamo in questo caso, misuriamo 15 mm. Io so che 15-4 sono 11, e praticamente a 11 mm devo arrivare almeno con la mia fresa pilota
per angolarla a 45 gradi e per poi perforare questa corticale per poter entrare nella zona palatale dell'osso e poi correggere relativamente, correggere poi la traiettoria. Frese di degranulazione, e qua stanno di nuovo. Ci sono, devo dire, da quanto utilizziamo queste frese di degranulazione, specialmente all'Università di Cartagena, abbiamo molto meno complicazioni di questo genere quanto facciamo post estrattivi immediati, perché ovviamente puliamo molto bene il tutto, l'alveolo diventa pulitissimo, togliamo anche addirittura granulomi e a volte delle cisti apicali che vengono strappate via dall'osso senza dover fare una rientranza vestibolare, perché spesso facevamo quello, una rientranza vestibolare per pulire bene una cisti, dovete togliere la sacca, per questo con le curette semplici non è fattibile, è quasi impossibile. Il laser lasciamo perdere, non fa proprio niente perché brucia un pochino, però non toglie proprio questa pellicola sottile che resta attaccata all'osso, questo strappa via il tutto e ci ripulisce molto bene le superfici. Dopo inserzione in, vediamo un attimino, e poi si continua, come abbiamo già detto in precedenza, si continua con che cosa? Si continua chiaramente con le frese manuali che fanno sì che c'è una, come già detto all'inizio, una compattezza dell'osso alveolare, e dove ovviamente in questo caso di post estrattivi immediati i 3 mm apicali, cioè i 3 mm apicali sono quelli che danno la stabilità primaria, il resto no. Certo, in questo c'è il vantaggio dei plateau. Non ci vuole una stabilità primaria per tutta la superficie degli avvitati, per esempio, devono essere, no? Uno sceglie a seconda del diametro dell'alveolo, cavità alveolare, anche il diametro dell'impianto, e in questo caso non è così. Noi scegliamo la lunghezza, arriviamo con un 11 mm in questo caso, dove arriviamo a livello apicale, dove abbiamo fatto la l'osteotomia, più a livello palatale, e siamo andati 3 mm nell'osso palatale, lontano dall'apice della cavità alveolare, e lì si appiglia, si incastra, c'è questa stabilità primaria di questo impianto che, come sapete, ha forma radicolare, ok? Adesso io non c'è niente, ho visto pure alcune copie che poi sono cilindriche, non ha senso perché toglie tutta l'essenza di questo impianto, che è radicolare, e tutte le osteotomie devono essere più strette all'apice per dare questa ritenzione primaria. La ritenzione primaria di questi impianti è data dall'apice, i primi 2-3 mm. Se quelli sono stabili, si può fare di tutto, qualsiasi tipo di chirurgia, lo vedremo anche nei post estrattivi immediati dei molari. È chiaro, la ritenzione a volte sono ridotte per una cavità enorme, e dove mi appiglio? Negli ultimi 2-3 mm, e quello è fondamentale a capire, specialmente per i post estrattivi immediati. Vengono inserite, e qua quello che vi dicevo, il gap. Un gap enorme rimane. Chiaro che come lo colmo qui? Ci metto un moncone da 6,5 e non ce la facciamo. Poi il gap purtroppo in questo caso è molto più palatale, allora il periostio palatale è molto, molto aggressivo, qualsiasi cosa ci metto lì lasciando aperto il lembo intorno a un moncone, si rischia ovviamente. Non si integra l'impianto? No, si integra, però incomincio con un difetto già testale che me lo porto avanti poi nel tempo, e questo vale per tutti i tipi di impianti, non è solamente per questo qui. Per questo dobbiamo vedere un attimino che facciamo qua, facciamo pure un socket filling o no? E certo, in questo caso abbiamo deciso di fare un socket filling post estrattivo immediato più socket filling, e come vedete è un'altra tecnica in più, il socket filling, che è nient'altro che inserire un biomateriale negli spazi e poi proteggerlo
infine con dei tappi di collagene. Tappi di collagene, facciamo sempre la tecnica a doppio strato, ci mettiamo un tappo sopra l'altro, è ben condensato questi tappi di collagene. E poi ovviamente è importante avere il tappo di collagene che sia un pochino resistente nel tempo, almeno deve stare lì per una settimana. Ci stanno i tappi di fibrina che dopo 30 minuti già non si vedono più, sono riassorbiti dal sangue. Cioè, tocca stare attenti anche nella selezione di questi tappi di collagene. Anche per questo credo che ci sono le varie tipologie di tappi, e ovviamente si deve fare la giusta scelta, la giusta scelta anche in questo caso. Poi ovviamente la sutura, la classica sutura a matassaio orizzontale per tenere in posizione questo tappo. E il vantaggio in questo caso, in questo paziente ovviamente, è di fare il carico immediato sui due impianti appena inseriti, con un'estensione sopra il post estrattivo immediato e veramente un ancoraggio con composito sul canino adiacente per dare una meno torsione ridotta oppure eliminare proprio la torsione di questo provvisore che c'è un'estensione abbastanza grande sopportato da due solamente da due impianti su un lato solamente. Però fattibile, anche per questo abbiamo scelto impianti più lunghi, non solamente potevamo scegliere pure gli 8 mm nel caso del superiore di sinistra, però sapendo che doveva sostenere per alcuni mesi una protesi del genere, fissa del genere, abbiamo scelto un cantilever osseo più grande. Guarigione. Importante poi seguire ovviamente il provvisorio. Quello che poi è un altro discorso è post estrattivo immediato nell'antero superiore, facciamo subito il definitivo. E qua perché sempre stesso discorso, parliamo di carico immediato si fa subito con la protesi e così via, però qua parliamo di protesi totali, di protesi full arch, scusate, di protesi post estrazione, quattro impianti di all on four, la tecnica dell'all on four, non badano molto all'estetica gengivale, mi dispiace a dirlo, però è così, perché lì molto spesso c'è la retrazione gengivale e nella parte estetica non possiamo pensare di fare un carico immediato e poi inserire un definitivo quando si tratta di elementi multipli, perché là la gengiva non partecipa al nostro gioco. Allora dobbiamo lavorare, tanto per il paziente è importante un post estrattivo immediato oppure di una carica immediata, e un carico immediato è che la questione è che abbia una protesi fissa, esteticamente accettabilissima. E quello è fondamentale, perché qua, come vedete, abbiamo lavorato su questo provvisorio, l'abbiamo dovuto estendere, fortunatamente, perché se vedete esteticamente l'incisivo centrale di destra era troppo corto per la sua estetica, era troppo corto. E allora l'abbiamo allungato, giustamente, abbiamo dato la forma giusta, ma si è fatto con il provvisorio, perché se avessimo fatto subito un definitivo, sarebbe rimasto così, con questa discrepanza anche estetica a livello gengivale. Per questo un pochino di attenzione anche a quello che ci viene dato, fai subito, metti subito, ma va bene, ok, però un provvisorio fisso è più che decoroso per qualsiasi paziente. Poi tutti quanti capiscono che si deve manovrare, deve avere la possibilità di poter giostrare con una gengiva che poi si stabilizza nel tempo, e quello ovviamente è un altro discorso, un altro workshop sul quale si soffermerà il nostro caro professor Giorgio Lombardo. E immediate, qua vediamo le tre tecniche più che altro in uno che abbiamo effettuato sullo stesso paziente, incluso la quarta tecnica che è il socket filling e preservazione della,
dalla cresta ossea. È l'innesto osseo che abbiamo fatto all'inizio. Insomma, sono cinque tecniche effettuate nello stesso paziente. Allora è importante capire che non è che il paziente è monotematico, gli facciamo quello e basta. No, a volte non, a volte spesso non è così. E dobbiamo sapere un pochino tutto quanto e combinare queste cinque tecniche in uno. E quello ci complica inizialmente la selezione chirurgica. Però è quello il segreto di tanti implantologi che hanno più esperienza rispetto a tanti altri, perché noi sappiamo come adeguarci nel momento della chirurgia pure. La protesi, avevamo deciso di fare due corone unite per lato, per una questione più che altro occlusale, e lì subentra poi il discorso del nostro maestro tecnico Paolo Perpetuini, che vi spiegherà insieme a Carbonaro ciò che sono le influenze occlusali. Non è che possiamo pensare che le facciamo individuali perché lo vuole il paziente, oppure a noi ci piace di più, o perché, come in questo caso, le papille sarebbero uscite molto meglio. Ma se c'è un morso profondo, se ci sta la muscolatura masticatoria del paziente talmente prominente che quando già il provvisorio lo abbrava di tutto, quando aveva i denti naturali, erano completamente abrasi a livello della faccetta palatale, e dobbiamo pensare che non è che possiamo cambiare la vita solamente con gli impianti, oppure se lo facciamo dobbiamo adeguarci a quello che abbiamo a disposizione con questo paziente. Anche lì subentra poi una necessità di capire oltre alla chirurgia e alla protesi che cosa succede con questo paziente, e quello è fondamentale. Rapidamente la protesi, anche in questo caso che abbiamo fatto all'Università di Cartagena con la gentile collaborazione di una persona mia, carissimo, mio carissimo amico da una vita, siamo cresciuti professionalmente insieme, Paolo Perpetuini, che ci sostiene addirittura pure all'Università di Cartagena per certi casi che dobbiamo risolvere in modo molto preciso. E qui vediamo l'estetica che è cambiata per il paziente, ovviamente che era un biotipo sottile, è diventato un biotipo con un tessuto caratterizzato iperprotettivo intorno agli impianti, proprio per questi tipi di chirurgia, perché abbiamo atteso, abbiamo fatto guarire, abbiamo fatto stare il tessuto, abbiamo fatto adeguare alle nuove situazioni, e chiaramente è uscito fuori tutto un altro risultato rispetto a quello che c'aveva prima, anche esteticamente parlando, è diventata tutta un'altra persona. E qui vediamo il risultato finale dei quattro impianti. Come già detto, la scelta della lunghezza è data dal tipo di chirurgia che abbiamo dovuto effettuare. I munconi sono le scelte che abbiamo fatto poi. Protesicamente parlando, come già detto, se facciamo una chirurgia di carico immediato, ovviamente la scelta lì è fondamentale nella protesi, se vogliamo poi procedere senza disattivare i munconi che abbiamo inserito. Abbiamo creato questo regeneration kit, che è un kit di rigenerazione, proprio per il fatto, l'ho visto anche nei corsi, sia a Cartagena che in Germania che in Italia, i corsi pratici che stiamo facendo, ma in tutte le parti del mondo, dove vado, in India, in Cina, purtroppo in Cina non si può parlare più di Cina. Però in tanti altri paesi sempre la stessa cosa, ma che materia, ma che siringa è questa, i periotomi migliori quali sono? Noi li abbiamo riuniti, e vi assicuro che di questi materiali sono prodotti direttamente dalla Vicon, li abbiamo inseriti nel catalogo perché riteniamo che questi sono i migliori materiali che si possono utilizzare. Perciò basta chiedere alla Bicon Italia per quanto riguarda questo kit. C'è tutto ciò che avete visto
si fa con questa poca strumentazione. C'è tutto dentro, dalla membrana alla placca al tappo di collagene, al sito graft e tutto quello che volete è incluso in questo kit. Altro discorso è questo qui. Che si deve fare? Quando io mi ritrovo con un osso sottile di 3 mm a livello crestale, dove ho però l'altezza necessaria per poter inserire l'impianto. Ci sono tantissimi studi e tantissimi articoli emanati, scritti su questo tema e moltissimi hanno deciso ovviamente in una minimità di dire va bene qua, se vogliamo fare impianti in erro in una situazione molto sottile dovremmo avere almeno 5 mm a disposizione tra vestibolo e palato e 4 mm a disposizione di ampiezza orizzontale e 5 mm di distanza tra i denti naturali. Ok? Ci siamo? E a questo punto, in questa situazione, la domanda poi diventa superflua perché lo sapete bene, io metto un 3x8 e qui con 4 mm qual è il problema? No, non è questo il limite, però in letteratura quello è il limite che ci viene dato. Se tu hai questa distanza interprossimale tra i due denti, tra le due radici, puoi mettere un impianto, altrimenti no. Che devi fare? O non lo fai, fai in ponte, oppure prendi l'ortodonzista e dici, senti, mi sposti queste radici, che insomma diventa quasi impossibile. La dimensione orizzontale di 4 mm, anche quella, certo, per quanto riguarda qui il tema, per quanto riguarda inserzione classica di un impianto senza dover fare o effettuare delle tecniche particolari di espansione, di ridge splitting, ok? O di innesto osseo. Allora, questa espansione, ridge splitting e innesto osseo. Quali sono i limiti anche di queste tre tecniche? Perché non è detto che io posso inserire o fare un innesto osseo in qualsiasi situazione. Anche lì è importante la vicinanza delle radici. Se due radici sono vicine, quale innesto faccio? Dove inserisco il mio innesto? Troppo sottile, troppo piccolo. E anche allora a livello di innesto osseo ho i miei limiti. Ok? Poi per quanto riguarda la vicinanza di due radici naturali, e l'inserzione di un impianto subentra questa problematica che si chiama pressure necrosis. Vuol dire, se non avete 5 mm di distanza per mettere un impianto da 3,3 mm, come in questi articoli, allora io causo, proprio per compressione delle viti, una compressione eccessiva ai denti naturali sul legamento parodontale e si crea una necrosi dei denti adiacenti, dei legamenti parodontali dei denti adiacenti. Quella è la problematica, perciò ti dice mantenete la distanza, perché se io devo incomincio a vitare, do un certo newton, ok, di pressione sull'osso, devo avere una distanza almeno di 1 mm per superficie mesiodistalmente per poter inserire questi impianti. Ma noi, guarda qua, non abbiamo questo problema perché noi le necrosi per pressione non le causiamo perché non inseriamo l'impianto con un torque, viene passivato nell'osteotomia già effettuata. Ma la osteotomia a questo punto si verifica, come si fa? Cioè, se non posso provocare una pressione, la pressione quasi sempre si provoca con un torque, ok? Ma quello che abbiamo imparato dall'ortodonzia, se io interpongo una forza di spinta, ok, che è tutto un altro tipo di pressione,
lungo le pareti delle radici, queste radici si spostano e si adeguano alla nuova posizione. Allora devo provocare questa pressione, e questa pressione lo fate voi che siete utilizzatori. Ogni volta che prendete una fresa manuale, non tagliate, però spingete nell'osteotomia questa fresa e fate questa pressione, la provocate in questo modo, però non è una pressione di necrosi, perché una volta finita la chirurgia io distacco, tolgo questa compressione e non c'è più la compressione, scompare. Ok, non rimane permanente come in un avvitato. E qui vediamo il limite, ovviamente i limiti di questa chirurgia sono anche l'anatomia della cresta ossea. L'anatomia della cresta ossea, qua vediamo che fortunatamente tra le due corticali c'è ancora tessuto, è un osso midollare a disposizione, c'è vascolarizzazione, quello è fondamentale. Poi l'altezza c'è, 11-12 mm di altezza, anche quello è importantissimo. E dopo ci sta questa curvatura, questa convessità vestibolare che non è tanto accentuata come in tanti altri casi, come vedremo, e si può manipolare con una compressione. Ovviamente questi sono i classici casi di quali parlavano prima, e qua ovviamente non ne parliamo neanche, cioè un discorso relativo, perché l'unica impedenza qui è la restrizione dopo 6-7 mm, come vedete, da 4 mm cristalli a 3 mm verso l'apice. E praticamente si riduce qua l'osso. È anche una questione anatomica particolare che capita spesso, eh. Ma questo si risolve con una espansione semplice. Ma ciò che poi diventa più interessante è quello che succede tra le due radici, no? Adesso questo, l'espansione a livello orizzontale e relativa, e come vedete qua scompare praticamente tutta la curvatura, perché l'abbiamo trasportata e espansa verso vestibolo e diventa più lineare, e c'è la possibilità di far entrare qui addirittura un impianto da 4 mm di diametro senza gran problema. Brevemente, ma lo sapete già, la questione poi, una volta che facciamo questa espansione con le frese manuali, inseriamo l'impianto, che succede? C'è una compressione? No, non c'è più. Perché dov'è che c'è una compressione lungo questa superficie dell'impianto? Solamente all'apice di ogni plateau, però il 90% della superficie dell'impianto è passivata, non comprime sulle osteotomie, per questo sono tutti i micropunti che comprimono, perché l'osteotomia che creiamo noi si richiude facilmente, eccetto nei punti estremi dei plateau, mentre un avvitato non, resta sempre in compressione. Ok? Io provoco un trauma per compressione, nell'avvitato resta fino al termine della guarigione. In questi casi non resta, perché c'è questo collasso nei vari plateau, nelle varie camere di guarigione, provoca una diminuita compressione sulle pareti, è proprio ridotta al minimo, e per questo non abbiamo l'effetto di osteonecrosi a livello dei denti adiacenti se facciamo certi tipi di compressione. E qua vediamo quali sono le alternative. Ovviamente questo dato gentilmente dal nostro caro amico Andrea Cicconetti, è la tecnica di Curie, è l'unica tecnica che si può fare quando c'è una diminuzione orizzontale della superficie, però è una tecnica complicata che fa il chirurgo maxillofacciale, il chirurgo orale e i grandi esperti in implantologia, magari che già fanno queste chirurgie da tanti anni, però è limitante anche quella, perché non si può fare in tutti i casi. Ecco qua, sulla sinistra è possibile fare spazio, non c'è spazio tra le due radici, non si può fare niente lì, non si può fare un innesto. Allora in molti casi come questi, nelle agenesie dei laterali, è questo il problema,
Cioè, neanche l'innesto si potrebbe fare perché è impossibile, ci sono le radici adiacenti, non si può fare un applic, mettere applicare delle viti in quella condizione o fare l'innesto e l'osso così sottile perché si atrofizza, viene riassorbito facilmente. E queste sono altre tecniche a disposizione che non sono solamente la possibilità dell'innesto che ti dà un volume stupendo, però come già avete visto. La differenza è enorme nella scelta degli spazi. Non resta altro che optare per impianti narrow e per questa espansione che si chiama root spreading. Okay? Non lo troverete in letteratura perché è un vocabolario inventato da me personalmente, perché lo facciamo da tanti anni. In questo modo all'Università di Cartagena, perché abbiamo solamente quasi un osso molto sottile a disposizione, anche perché è una questione genetica, credo, troviamo tutte creste sottili negli antero superiori. Abbiamo sviluppato questo spreading delle radici, oltre all'espansione delle due corticali vestibolari e palatali. Vado velocemente perché qua stiamo pari che dobbiamo quasi terminare. E come vediamo qui, in questo caso, insomma, non ci dava molta possibilità a livello orizzontale di migliorare la situazione. Fatto il classico spreading, non tanto per quanto riguarda le radici, però per quanto riguarda la sottilezza della corticale, come ripeto, difetto orizzontale. Ma non verticale, è ovvio, quelle sono le grandi differenze, cioè un difetto orizzontale si può ovviare con questa metodica espansione con le frese manuali. Vado rapido perché già questi passaggi li conoscete, raccolta dell'osso e così via, è la stessa situazione. Nel caso di una espansione, rispetto a quello che può succedere non può succedere con il ridge plating, con l'espansione può capitare, la semplice espansione, può capitare che voi fratturate, microfratturate il vestibolo. Può succedere perché uno entra con la fresa pilota, subito con le frese manuali già si espande rispetto a quello che è un splitting che uno fa prima il taglio delle due corticali e poi lavora sull'espansione, sono ben due tecniche con due risultati diversi. Io vi faccio vedere la metodica più semplice che è quella senza fare l'espansione, però può succedere, come è successo in questo caso sulla destra, che abbiamo avuto una microfrattura del vestibolo durante l'espansione. Dove abbiamo inserito tramite con una membrana e poi tessuto di rigenerazione che è sempre il fosfato tricalcico. Per questo si può riparare, sì, però è una chirurgia opzionale e poi oltre del lembo che è da rispettare, anche lì dobbiamo vedere che il lembo si fa, da un lato avete visto era il lembo aperto, dall'altro lato non era un lembo aperto, si faceva praticamente un lembo a mo' di tunnel. Più che altro senza fare le classiche incisioni rilassanti verticali. Quelli non si devono fare poi quando si utilizzano le membrane, quando uno sa già che ci sarà una problematica con l'osso vestibolare, è chiaro che anche il lembo diventa importante in questo caso. Allora si deve sempre prescindere dal fatto che con questi tipi di chirurgia uno deve stare un pochino attento al creare un lembo, sempre iniziare minimale invasivo, cioè minimamente invasivo vuol dire taglio crestale, apri un pochino, vedo un attimo, inizio con la chirurgia, se poi c'è da aprire, aprite successivamente, quello non è un gran problema. Però questi risultati si possono ottenere con questo tipo di espansione, cioè entrare tra le due corticali, inserire questi impianti in una posizione adeguata che è sempre 2-3 mm sotto cresta, fondamentale perché quella è la parte più sottile, meno resistente. È chiaro che inserita, incastrata
tra virgolette, come questi impianti tra le due corticali ti dà una resilienza, una resistenza dell'impianto molto elevata, perché quell'osso ovviamente è molto più compatto rispetto alla midollare, però è anche meno flessibile. E lì si deve stare attenti con la parte protesica, perché protesi, questa è sempre una controversia con il mio caro amico e tecnico Paolo Perpetuini, che dice: no, ma io sai che non posso usare i monconi, perché non troviamo quei monconi che tu hai messo durante la chirurgia? Qua è fondamentale a capire che è meno si agisce su questi impianti e meglio è la situazione. Cioè, praticamente uno quando fa la seconda fase chirurgica dovrebbe scegliere già il moncone da inserire senza toglierlo, rimettere, rimettere, togliere, perché indebolisce un pochino anche la sottile connessione da 2 mm, non solo, ma è un 3x8, cioè dobbiamo stare attenti, cioè è molto più soggettibile a deformazione nel tempo quando uno entra, esce con i monconi. Per questo, il meno si fa, il meglio. L'apertura. Scelta dei monconi, inserzione dei monconi, preparazione al momento, poi provvisorio, si fa di tutto, poi inserzione e il meno possibile agire. Anche qua, anche qui è importante. Abbiamo fatto una chirurgia dove abbiamo manipolato l'osso, l'abbiamo cambiato e l'osso non è resistente, deve imparare a esserlo, gli dobbiamo dare funzionalità. Passiamo subito a un definitivo e no, anche qui ci sta l'errore che uno, no, voglio finire il caso. Abbi pazienza, ma è un caso particolare. Non stiamo parlando di un caso normale, è un caso che avete risolto che nessun altro avrebbe potuto risolvere e voi vi mettete lì a dire no, io adesso voglio il definitivo. No, quale definitivo? Lavorate col provvisorio. Lavorateci 6 settimane, 8 settimane, 3 mesi, sì, finché non avete la risoluzione definitiva sia della stabilità dell'impianto che della stabilità dei tessuti molli, che quello è fondamentale. Se non avete quello, è inutile. E poi arrivare che facciamo? Poi togliamo la corona, togliamo il moncone, agitiamo di nuovo l'impianto. Per questo deve essere definitivo, il definitivo deve essere veramente definitivo, cioè nel momento in cui si è stabilizzato tutto il tessuto marginale e anche l'osso, da lì in poi uno dice ok, passiamo sul definitivo e facciamoci questi definitivi e andiamo avanti a definire poi il caso clinico. I vari accorgimenti protesici, però io vado avanti velocemente, e il risultato dopo 5 anni, stabilità ossea, stabilità gengivale, perché se vedete il superiore, nella radiografia inferiore di destra, destra dal vostro schermo, vedete che c'è stato un leggero riassorbimento cristale. Ma questo è dovuto, ovviamente, non sai come reagiscono neanche i denti adiacenti, per questo è importante, non è per l'impianto, non ha l'importanza, però la gengiva ha avuto una certa retrazione che abbiamo dovuto adeguare nel tempo con i provvisori e poi definitivi. E dopo abbiamo avuto una stabilizzazione del tessuto molle che ci ha portato a un risultato dopo 5 anni di questo genere. Allora, veniamo al vero, proprio alla vera tecnica nel caso di restrizione non tanto orizzontale quanto interprossimale, perché io c'ho una restrizione e avete visto si risolve con espansione, con ridge split e tutte le altre tecniche che poi vengono spiegate successivamente. Farò un workshop su questo perché, come vedete, mi prolungherò tantissimo. Io ho altri casi, però vedo che non riesco a farli vedere proprio nell'ambito di questo webinar, se no diventiamo troppo estesi nel tempo. Ma quando vedete qui le due radici così adiacenti, che succede? Avete voi stessi quanti casi ne avete avuti?
dove non sapete cosa fare e uno dice vabbè, qua non c'è altro da fare che o richiamare l'ortodonzista, il paziente dice basta, dopo 3 anni, 4 anni di ortodonzia non voglio sapere più niente. Poi parli con l'ortodonzista, abbiamo provato di spostare le radici, però non ci siamo riusciti, anche perché guardate quel canino con la radice ad uncino, sarà un po' dura a spostarlo più di tanto. Per questo ci ritroviamo in questa situazione. E dove andiamo? Non c'è proprio spazio fisico. E qui subentra il vantaggio enorme di questo sistema implantare, non da un punto di vista dell'impianto stesso, ma anche della chirurgia che noi attuiamo giornalmente con le frese manuali. E le frese manuali sono magiche, sono una cosa fantastica, cioè l'invenzione dell'invenzione. Per me, io ci faccio l'80% delle chirurgie, sono veramente eccezionali perché possiamo fare di tutto. Di tutto e possiamo avere delle soluzioni veramente notevoli, come in questo caso qui, che non c'era il problema orizzontale. Qui ci stanno 4-5 mm a disposizione orizzontalmente, ma c'era proprio la restrizione tra le due radici a livello a livello clinico, della corona clinica, stavamo lì, un limite, sì, però si poteva ovviare, ovviamente, un po' di stripping. Però ciò che succede sotto l'osso, sotto questo osso, è inequivocabile, scusate, perché sennò qua parlo in spagnolo, e qua dobbiamo vedere come ovviare. È chiaro che il primo sondaggio è andare con la fresa pilota nei primi millimetri che abbiamo a disposizione, dove c'è almeno 2,5 mm di distanza, e la fresa pilota ha un diametro di 2 mm, arriviamo fino a 6-8 mm come abbiamo fatto in questo caso, vediamo se la traiettoria è quella giusta e poi basta, non si fa altro che utilizzare le frese manuali. Le frese manuali si utilizzano, come già hanno visto tantissimi dei miei colleghi che hanno avuto il piacere di stare a fare dei corsi sia a Roma che a Francoforte che a Cartagena, sempre ripeto, quando fate, utilizzate questa fresa in queste situazioni, ricordatevi che la parte tagliente è sempre adeguata sulla corticale palatale. Perché quella più sensibile ovviamente è un'espansione e viene meno accettata, non c'è questa flessibilità che ha la parete vestibolare. E, oltre al fatto che ovviamente ti dà la possibilità di scivolare lungo questa corticale palatale e il resto del volume della fresa, non è il volume che spingete nell'osso, fa nient'altro che espandere vestibolarmente e in questo caso anche mesiodistalmente. E così ci facciamo lo spazio tra le due radici. Niente. È chiaro che questa è una chirurgia che non potete fare, tum, tum, vai, forza, prossima fresa. No, qua ci vuole il momento. Prima fresa 2,5, ok, fa la radiografia, aspetta, aspetta quanto? 3, 4, 5 minuti, devi dare all'osso la possibilità di dire, oh, è alle radici, è al legamento paratontale, qua c'è qualcosa che mi dice che devo dare un po' di spazio. Non può essere una chirurgia rapidissima, ok? Cioè non è neanche lenta, perché se vedete, insomma, sono tre frese, né, due frese, basta, 2,5, 3. Non è che chissà quanto tempo, però in questo caso dovete lasciargli tempo alle frese, all'osso e al legamento paradentale di dire ok, qua c'è qualcosa in mezzo, vediamo un attimo. Pian piano lasciano lo spazio a quello che è necessario, che sarebbe l'impianto. Poi rapidissimo, l'inserzione deve essere ultra rapida perché io tolgo la fresa manuale, poi devo essere veloce, altrimenti c'è un ritorno delle pareti mesodistali, in questo caso non dato dalla pressione delle radici, e qua dobbiamo inserire rapidamente, rapidamente gli impianti nella loro posizione.
Questo è un 3x8. Inserzione, come vedete, viene rispettato, oltre al fatto di lavorare in uno spazio ristretto con la fresa manuale, possiamo rispettare anche la traiettoria. 0 gradi, un boncone da 0 gradi, cioè posizionamento, niente vestibolare, proprio nel mezzo della linea incisale tra canino e incisivo centrale, questo è pure fondamentale perché possiamo giostrare leggermente anche nell'ultimo momento con il batter dell'impianto, lo possiamo spostare all'interno, proprio perché non ha tutta la superficie dell'impianto in contatto con le pareti ossee. E qui vediamo il root spreading attraverso la radiografia. Inseriamo questo impianto facilmente tra le due radici, e la guarigione poi è dovuta dal fatto che queste radici si adeguano e il legamento parodontale si adegua facilmente a questi tipi di spostamenti tipo ortodontici. Non c'è un vero e proprio, una vera e propria compressione di una superficie intera, ci sono solamente i bordi dei plateau, ed è fondamentale pure che ci dobbiamo ricordare è di forma radicolare, anche se il diametro di 3 mm, gli ultimi 3 mm dell'apice di questo impianto non sono 3 mm, sono 2,9, 2,8, 2,7, 2,6. Si riducono di nuovo e danno un'altra volta a spazio libero. Allora, il contatto intimo non esiste qui, anche perché non abbiamo tolto nessun tipo di osso, eccetto una presa pilota. Asportare osso qui zero, perché abbiamo solamente inserito e espanso, nient'altro. Perciò neanche provocato una ferita, un trauma. Scorso, scegliere il moncone, se possibile, no? Post chirurgia, nella seconda fase chirurgica, per evitare di, ecco qua, qui vedete l'impronta direttamente del moncone. Dell'abutment, e quello diventa fondamentale perché io batto questo moncone, lo lascio lì, stabilizzo tutta la situazione, non agito più di tanto, e togli e metti, non credete che il tessuto molle e l'osso crestale non soffrino, perché non è fatto, non è nato per togliere e mettere, non è togliere e mettere questo sistema implantare, è chiaro. Quando c'è una condizione stabilizzata con tanto osso, ben venga, lo facciamo vedere tutti i giorni, ma questo è un'alternativa, questo, come già detto, è un caso clinico risolto tanti. Questa è una paziente che è venuta a Roma, che ha visitato 50 colleghi diversi, tutti hanno detto la stessa cosa, noi abbiamo detto no, te lo mettiamo, non ci sono problemi. E quella è la grande differenza. Allora, sei unico in quello che fai, perché la tecnica è unica e rispettate l'unicità anche nella procedura. Non posso essere semplicistiche le situazioni. No, dobbiamo cambiare il moncone, dobbiamo fare questo, quell'altro. Abbi pazienza, abbiamo fatto un mezzo miracolo con un impianto, perciò non è che possiamo sempre pensare di ovviare diversamente. Ci sta una novità, lo dico a chi partecipa oggi, vi ricordate che c'era il congresso mondiale che abbiamo dovuto spostare per ovvi motivi, l'abbiamo spostato all'ottobre 2021, primo e secondo di ottobre del 2021 ci sarà il congresso mondiale a Praga, per questo è un'anteprima che volevo dare ai nostri amici. Che un altro tema interessante, trattivi immediati a livello dei molari, si possono utilizzare questi impianti per fare post estrattivi a livello dei molari? Anche qui c'erano alcune richieste fatte in precedenza e la risposta è sì, se valutate anche la condizione poi successiva protesica. È chiaro che in un superiore, per esempio, un molare superiore, uno dice, vabbè, prendo il palato,
e diventa post-estrattivo come se fosse incisivo. Inserisco l'impianto nella cavità alveolare palatale. Ma, da un punto di vista protesico, come andiamo a finire? Andiamo a finire male, per questo è stato eliminato un pochino questa tecnica, questa antica tecnica del post-estrattivo immediato a livello dei molari, perché giustamente alla fine l'importanza è sempre la stabilità a lungo termine della protesi sull'impianto. Se questa parte già con un'angolazione non adeguata, si provocano diversi problemi. Poi la posizione, il posizionamento molto palatale dell'impianto implica anche molto palatale del moncone, implica un'estensione vestibolare non proprio favorevole per il generale, neanche esteticamente, non è un granché. Perciò ci portiamo poi appresso diversi svantaggi. Nell'inferiore, quale scegliere? Io faccio un'estrazione, cioè due alveoli, il distale o il mesiale. Entrambi non vanno bene. Purtroppo per una questione protesica. O stiamo troppo mesiali poi con l'estensione, o stiamo troppo distali. E quali sono le alternative? E alcune volte l'alternativa c'è. È chiaro che non è semplice perché quando abbiamo un setto alveolare molto sottile, non possiamo lavorare nel setto, a livello del setto. Quando ce l'abbiamo bello spesso, è possibile inserirlo direttamente in quella posizione che sarebbe quella ideale per quanto riguarda l'impianto e la protesi definitiva. Ma quante volte abbiamo l'opzione? Anche qui dobbiamo sempre cercare l'alternativa, dobbiamo cercare, ok, avviciniamoci almeno a un risultato ideale. Non possiamo pensare che raggiungiamo un posizionamento ideale, specialmente con un setto molto sottile, parlo sempre degli inferiori, a livello mandibolare. Superiore è un po' diversa la situazione. Ma vediamo un attimo. Setto sottile. Separazione delle radici è fondamentale qua, no? A traumatici, fa sempre il solito discorso, ma ci metto mezz'ora, mettici mezz'ora, ci metti un'ora, ci metti un'ora, basta che non sei traumatico. Lascia tutti i tessuti lì come stanno, separa bene le radici, neanche provarci a togliere la radice senza separarli, perché tutto ciò che provocate con i movimenti rotazionali sono traumi per l'osso, anche se dopo togliete, pensate, oh, bello, vedi, il setto intatto, ce l'ho fatta pure con un semplice movimento di estrazione. Ogni movimento di estrazione e rotazionale implica che l'eco paradontale traumatizza l'osso al quale era attaccato e poi il trauma avviene successivamente, non avviene nel momento dell'estrazione. Nel momento dell'estrazione sembra tutto carino, poi inserisci l'impianto, bellissimo, e dopo ci sta il riassorbimento, il cono di riassorbimento. E come mai? Perché mi è successo? Perché l'estrazione è stata traumatica. Per questo, sempre ricordarvi a traumatici. Periotomi sono fondamentali per queste chirurgie estrattive, sezionare il legamento parodontale, ammorbidire le radici nell'alveoli e poi fare l'estrazione per poter ottenere poi questa situazione dove possiamo vedere che il setto è completamente intatto, però è sottile. Vantaggio da un punto di vista della chirurgia è che è sottilissimo fino all'apice, okay? E qui abbiamo pensato di fare questo tipo di chirurgia, e che sarebbe un'espansione del setto verso il mesiale, okay? Si può fare, ma con un setto sottile, ricordate, se avete un setto un po' più grosso, specialmente alla base triangolare, questa tecnica non si può effettuare minimamente, non è possibile. Allora si deve valutare bene radiograficamente, dopo vedremo le radiografie, si deve valutare radiograficamente dove andare. Ma comunque, sempre
pulire bene, toilette dell'ambiente, fondamentale, ripulire tutto dal legamento parodontale, da eventuali tessuti di granulazione, ripulirlo molto bene e poi iniziare con una fresa pilota che si affaccia più verso la parete mesiale, cioè verso il setto, deve andare lungo il setto, non prenderlo, non tagliarlo, però deve avvicinarsi più al setto rispetto alla parte centrale della cavità alveolare. Allora avvicinatevi al setto e andate giù e contornate il setto anche con le frese manuali. Queste non sono le frese meccaniche, sono manuali con l'estensore. Perché questa, anche queste, le frese meccaniche, avendo un taglio a 180 gradi, hanno un torque eccessivo che possono spezzare il setto. Allora, con l'estensore, per quanto riguarda le frese manuali, si lavora 30 giri per minuto sul contrangolo. E piano piano si va a approfondire con queste frese senza tagliare ovviamente il sottile setto intraradicolare. E dopo si passa all'espansori. Gli espansori che sono diversi da quelle da ciò che avete visto a frese manuale. Gli espansori sono necessari negli inferiori. In questi casi qua, nel superiore non tanto, perché come già detto, non vogliamo espandere la palla solamente un lato. E qui dobbiamo attenerci a una parete molto molto dura, che è quella distale, contro versus il setto più sottile. E qui iniziamo con questi espansori a crearci lo spazio all'interno e a creare un movimento del setto verso mesiale. E qua vediamo il risultato, che è ovvio, cioè ci siamo spostati di 2 mm. È sufficiente? No, non è la posizione ideale, ma certamente se andavamo solamente sul distale era una posizione improponibile protesicamente, così almeno ci siamo avvicinati, e come vedete, siamo più che altro allontanati dalla papilla distale e abbiamo centrato il miglior modo possibile l'impianto. E questa è una posizione accettabile anche protesicamente. E infine il socket filling, ovviamente, riempiamo gli spazi vuoti con il Sintograft. Alcuni dicono: va bene, il coagulo è sufficiente, sì, ma è tutto quanto va bene, però il coagulo è sufficiente in una guarigione classica normale, ma anche qui, per esempio, ci sarà molto coagulo, però mantenere il volume dello spazio è fondamentale, anche perché le pareti hanno questo input di collassare, perché non c'è niente in mezzo, non è il coagulo che aiuta. Purtroppo così, allora si deve riempire, dargli questa sensazione che c'è qualcosa dentro, e così queste pareti ossee non collassano, è tutto lì. È chiaro che dopo si deve ricoprire nuovamente con i tappi di collagene, doppio strato di tappo di collagene. Vedete, è fondamentale la resistenza di questo collagene, perché attraversare le suture lì e farlo stabilizzare insieme alla sutura non è da tutti i tappi di collagene. Alcuni si sfrantumano nel momento in cui si utilizza il passaggio dell'ago della sutura. Per questo anche la consistenza è fondamentale di questi tappi di collagene. E poi si ha la guarigione. E qui lo stesso discorso, che abbiamo utilizzato sempre il periacril per proteggere e per non far infiltrare nelle prime ore di guarigione. Le prime 72 ore sono fondamentali, quando si forma il tappo fibrinico. Questo copre un pochino tutta la chirurgia e la chiusura a seconda intenzione, ovviamente, perché questo c'è cioè il tappo di collagene. Questo cianacrilato
dà pure una maggior resistenza al tappo. Infatti, per questo ci sono due strati, perché il secondo viene imbevuto da questo materiale che diventa rigidissimo, rigidissimo, e funge proprio da cappa di protezione. Radiograficamente vediamo lo spostamento che abbiamo potuto ottenere e anche la traiettoria di questo impianto, che malvagio non è. Diciamo che abbiamo migliorato moltissimo la situazione della. E qui vediamo la valutazione radiografica. Vedete, vedo a livello apicale se è sottile, non importano i primi millimetri. È importante a livello apicale che distanza ho. È sottile, sì, questo si chiama setto sottile, non quello successivo. Lo vedete di sotto, inizialmente sembra sottile, e poi però si allarga tantissimo. E questo è un setto bello largo. E in questo caso un'espansione del setto è impossibile farlo, è troppo resistente. E qui dobbiamo lavorare dentro il setto, come si fotografia in fondo a destra, scusate, sulla fotografia. E qui lavoriamo con i classici, con le frese manuali, facciamo la chirurgia traumatica e iniziamo a lavorare con le frese, con la fresa pilota, come abbiamo visto prima, le frese manuali che fanno le prime inserzioni fino a 2,5, da 2,5 in poi si prende il 3, 3,5, 4 e così via, tutti espansori che fanno sì che aprono questo setto, perché quell'osso non è corticale, perciò è abbastanza malleabile, cioè si può lavorare benissimo su questo osso, allargarlo finché non arriviamo addirittura a inserire un impianto, in questo caso che è un 5x6. Vedete qui l'inserto sinus lift abutment che viene utilizzato per tutta un'altra situazione, no? Per coprire questo impianto nel sito interalveolare, diciamo, per chiusa fratturazione, questa espansione, scusate, e lì non ci possono stare altre cose. Allora è preferibile utilizzare questo tappo, questa interno sinus lift abutment, che resta sempre sotto cresta e viene praticamente, come vedrete, sommerso dall'innesto osseo e dai tappi di collagene, e funge da protettore per quanto riguarda questo impianto, vedete, in modo esplicito, inserito tra le due radici. Che succede ai rapidamente? Qui spesso abbiamo questa situazione, abbiamo già un setto bello grosso, cioè il 90% dei casi nel superiore abbiamo questo setto enorme. E lì lavoriamo su quello. È la stessa situazione, la stessa procedura, no? Si pulisce sempre con le frese di degranulazione e tutto quanto, poi si va con le frese pilota, si fa solamente l'inserzione dove devo ancorarmi con le mie frese manuali. Qua si usano le frese manuali di nuovo, non l'espansore, perché stiamo nel superiore. E qui ovviamente andiamo a espandere 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 con le frese manuali uno dopo l'altro, finché non arriviamo a questa situazione di espansione all'interno di questa cavità alveolare, dove abbiamo ridotto vestibolarmente pure le cavità. Anche se lì c'è una perforazione vestibolare, abbiamo aiutato oltretutto a spingere, a spostare osso midollare verso il vestibolo, così che possiamo inserire l'impianto in una posizione protesica ideale, che sarebbe, vedete, fossa centrale, non ci sono problemi in questo caso. Guardate voi, se fosse stato messo a livello palatale, che differenza c'era? Enorme. Oltre all'angolazione che si creerebbe. Per questo non dovreste inserire impianti a livello dell'alveolo palatale, perché è proteticamente scorrettissimo. Sempre i tappi di collagene, cura, guarigione, parte finale, protesi. E qui un altro tema che accento solamente perché ovviamente abbiamo poco tempo. Vedete qui,
molare, temporary abutment, il tappo di guarigione qui è di 5 mm. Utilizziamo i tappi da 5 e non da 6,5 perché durante la guarigione sottodimensionare la pressione sulla gengiva è fondamentale per ottenere dopo un certo tipo di roll technique, no? Una cheratinizzazione vestibolare così accentuata come in questo caso. Successivamente che si fa col tessuto? Il tessuto si maneggia con il classico l'incisione di rilascio che è sempre rivolto obliquamente verso palato, che è fondamentale, non deve tagliare assolutamente nelle papille, e poi un muncone da 6,5, cioè da 5 andiamo a 6,5 con i tagli di rilascio. Che succede? Che questa gengiva si adegua alla nuova situazione e lascia lo spazio al muncone da 6,5, che esteticamente ci dà tutta un'altra soluzione. E non solo esteticamente, ovviamente anche i tessuti si adeguano molto più alla nuova situazione del profilo emergente che è passato da 5 a 6,5. Ovviamente l'osteotomia si deve fare sempre all'inizio della fase chirurgica con l'osteotomo da 6,5, poi passare a un sottodimensionamento dei tessuti molli. Allora, in che consiste questa roll technique? È fondamentale sapere che la maggior parte dei casi clinici nostri in implantologia abbiamo mancanza di tessuto cheratinizzato a livello vestibolare, questo è più che esplicito e ovvio. Adesso in questo molare è un po' meno evidente, però si vedrà quando vediamo un'altra inclinazione delle fotografie. Veramente termina lì il tessuto cheratinizzato dove inizia la piattaforma, diciamo, del tessuto crestale. Il taglio ovviamente semilunare, a tutto spessore a livello palatale, deve essere molto palatale, veramente non dovete pensare di entrare con il vostro taglio a livello intracrestale, dovete allontanarvi dall'intracrestale, dalla parte mediana della cresta, andare molto più palatale, fare questa incisione semilunare a tutto spessore e rilasciare a livello a un millimetro e mezzo dalle papille con due incisioni di rilasciamento parziali, lasciando il periosteo intatto e il lembo che poi può essere trasportato con questo strumento. È un altro strumento particolare, il Woodson, che è molto utile per questi tipi di chirurgia mucogengivale, veramente utilissimo. Utilizzano molti parodontologi, ma strumenti più piccoli sono fondamentali. Non andate con lo scollaperio classico vostro, lasciamo perdere, devono essere sottili, devono essere minimo nell'occupazione dello spazio, non devono essere taglienti in punta, cioè è fondamentale che qua non lacerate questo sottile strato di tessuto. Il cheratinizzato viene poi spinto a compressione verso il vestibolo. Qui abbiamo aperto un po' di più male perché vedete era un rialzo crestale. Dopo un rialzo crestale si doveva togliere anche il tappo, l'interno sinus lift abutment. Sulcus rimming 6,5 perché lo spazio c'è per un moncone definitivo da 6,5, quello si deve fare comunque. Il sulcus rimming non dipende dal tappo di guarigione che scegliamo, dipende dal moncone definitivo, questo è fondamentale a sapere. E qui noi quello che facciamo spesso, prendiamo subito l'impronta, però guardate qui il temporale, il moncone, il tappo di guarigione si riduce a 5 mm perché non comprime minimamente il tessuto cheratinizzato spinto verso il vestibolo si appoggia e si adegua sulla superficie del moncone. Ricordatevi che i nostri monconi non sono cilindrici, sono a imbuto, per questo sottostante ci sta sempre questo platform switching che fa adeguare bene questo tessuto
a livello vestibolare, anche palatino. Ma importante è che nel 90% di questi casi di aperture noi non usiamo le suture, perché ricordatevi, i tagli di rilasciamento sono parziali, cioè non vanno a intaccare il periosteo. Viene praticamente tirato, stirato questa gengiva verso il vestibolo e poi riadeguata, e ci vuole un moncone di dimensioni ridotta per fare questa tecnica, perché se prendete un 6,5 schiaccerebbe due papille e porterebbe il tessuto cheratinizzato troppo distante da una buona vascolarizzazione. È tutto lì. E qui vediamo il risultato solo dopo 2 settimane. Distalmente quello dipende dalla radice del dente naturale, non si può fare altro. Però quello che è il tessuto cheratinizzato è fondamentale, vedere lo spessore che si è creato, e poi si fanno i classici tagli per rilasciare questo imbuto, no? Non direi che ci sono delle fibre di sciarpe, come alcuni pretendono di dire, però insomma, come sapete, un imbuto, un buco di questo genere, se lo lasci così aperto per un'ora già si chiude completamente, cioè è quella la natura dei tessuti molli, tendono a richiudere qualsiasi opercolo che si ritrova. E anche in questo caso quello che dobbiamo tagliare è un pochino l'elasticità di questo tessuto, che poi viene compresso, no, inizialmente dalla nuova situazione, che è il diametro originale scelto per il moncone definitivo. C'è un'iniziale ischemia, ovviamente, normale. Lì si deve lavorare sul fatto che non c'è un rebouncing, cioè che inserito il gambo del moncone sia inserito bene nel pozzetto dell'impianto, e si vede anche con pressione digitale. Se c'è un rebouncing, non avete fatto adeguatamente i tagli di rilasciamento, si devono ripetere. È tutto lì, non è altro. Deve incastrare, deve stare in connessione già con la pressione digitale la vostra corona, e poi si aspetta la guarigione. Nell'arco di un paio d'ore si rilassa tutta la muscolatura, si rilassa tutto il tessuto molle, e si forma poi questo bel imbuto circolare intorno al profilo emergente. Vediamo nell'inferiore, è quasi sempre la stessa situazione, invece di andare palatale quasi va linguale, è tutto lì. Allora l'aspetto orale è fondamentale, rilasciate a livello orale, superiore e inferiore, non toccate le papille, andate in modo obliquo dall'imbuto verso la parte orale. E così è graficamente spiegato. Chiaramente i primi due grafici fanno vedere come non si dovrebbe fare, perché voi tagliate nel bel mezzo della corticale, o nel bel mezzo delle papille, quelle collassano ovviamente, ci sta poi la guarigione per seconda intenzione. Deve essere belle oblique, così tutto ciò che avete di tessuto vestibolare è ben teso, ancora teso, quello è fondamentale. Però si modifica con la compressione del profilo emergente del moncone, e quello è fondamentale a capire e comprendere. Vado veloce, qui ci sta l'ischemia, e qua vediamo un caso dove si vede meglio la mancanza di tessuto cheratinizzato, qui vestibolare, anche l'altezza è ridotta, e c'è questo arco, questa concavità che fa vedere che c'è proprio una mancanza di tessuto che vogliamo spingere verso il vestibolo. E già vedete durante la chirurgia come aumentiamo notevolmente il volume cheratinizzato a livello vestibolare. E qui stessa cosa, full thickness, split thickness, a tutto spessore parziale, e quello
diciamo, il trucco principale di tutta questa chirurgia, oltre al fatto che ovviamente il taglio si fa sempre a livello palatale o orale, come vedete, vado molto palatale, per prendere tutta la fetta del cheratinizzato che si trova sopra l'impianto, no? E lo spostiamo poi verso il vestibolo e si utilizza lì. Guarigione, come al solito, come già detto, con un tappo di guarigione a diametro ridotto e guarigione con un tessuto cheratinizzato che è stato semplicemente preso dalla cresta e spostato verso il vestibolo. Così, dopo guarigione, vediamo questo spessore grandissimo di tessuto cheratinizzato che si è creato a livello vestibolare e che ci aiuta moltissimo poi, ovviamente, nell'estetica, non solamente, l'estetica adesso qua non c'è tutta questa importanza, ma nella protezione futura di questo profilo emergente che si è creato con una semplice chirurgia di spostamento del tessuto cheratinizzato. E qui vediamo la guarigione avvenuta come bello spesso, anzi, distalmente pure un po' troppo, però non importa, però meglio troppo che niente. E qua vedo la differenza, no? Enorme differenza di adeguamento di questo tessuto a livello vestibolare che ci aiuta ovviamente a mantenere questo tipo di manufatto a lungo termine in modo completamente diverso rispetto a se non ci fosse o fosse uno strato molto sottile di tessuto cheratinizzato. E inserzioni multiple semplici, invece di fare un arco se ne fanno tre, semilunari, no? Si gira intorno alle posizioni che già conosciamo, perché se noi facciamo la chirurgia dovremmo sapere che la distanza tra canino e premolare delle fosse centrali 6-7 mm, tra i due premolari 6-7, poi vedete lì a premolare sono 8-9 mm di distanza. Anche quello si discuterà poi con calma in uno di questi workshop che proporremo, perché è importante poi a sapere anche il distanziamento, la suddivisione e il posizionamento degli impianti sia a livello chirurgico, se non usate le guide chirurgiche, sia a livello della seconda fase chirurgica. Vantaggio, io quando mi dicono ma il monofasico per esempio perché non lo fai? Spesso lo fai relativamente poco, perché monofasico è bellissimo per quanto riguarda la velocità di esecuzione, sì, si può fare, ma viene a meno tutta questa tecnica. Potremmo fare pure intrachirurgicamente questi tagli immediatamente, subito, sì, potremmo farli in questo modo, spingere già la gengiva verso un certo livello, però ricordatevi che spesso manca la piattaforma. E che sarebbe la piattaforma? La piattaforma del tessuto molle è l'osso. E noi spesso facciamo chirurgia, apriamo, ci sono dei difetti ossei e noi con l'osso autologo riusciamo ad adeguare e equilibrare tutto ciò che è la discrepanza che c'è stata prechirurgicamente. E lì è il segreto, è l'osso autologo che ci aiuta tantissimo nella prima fase chirurgica ad ottenere delle creste di questo tipo, perché questo tipo qua di cresta esiste perché ci ho messo l'osso autologo, ho corretto i difetti vestibolari, ho corretto i difetti intraimplantari, cioè ho chiuso e qua si forma tutta una piattaforma diversa per il tessuto molle. Quello è fondamentale. Certo, il monofasico è più veloce e più semplice. Se avete un post estrattivo ritardato dove avete fatto voi la chirurgia, cioè avete questo osso a disposizione, fatelo monofasico. Nessuno vi dice niente, ok? Però la maggior parte degli interventi chirurgici, come già ripeto, implica ok, c'è poco osso, oppure c'è un difetto, oppure ok, che devo fare, il tessuto molle, non si sa. E quelle sono le situazioni che cambiano un pochino la selezione tra monofasico o non monofasico. Questo è ovvio. È monofasico, è classico, è ovviamente post-estrattivo immediato, un tappo di guarigione. Quando, non come nel caso che vi ho fatto vedere, quando l'opercolo
apertura della cavità alveolare non sia talmente estesa da non poter chiuderlo e tapparlo con un tappo di guarigione, quella pure fondamentale ad analizzare. Perciò ci sono tanti piccoli accorgimenti, come vedete, che necessitano di molto più tempo rispetto a questa oretta e mezza che abbiamo trascorso insieme. Io potrei far vedere tante altre cose, magari in un secondo webinar continueremo con del ridge split, che è fondamentale, delle chirurgie di ridge split, almeno fare l'introduzione su quella e anche l'introduzione sulla selezione degli impianti per quanto riguarda il carico mediato. Quando dicono il carico mediato, un limbo-bigone è un po' difficile, ma non è difficile per niente. Cioè, difficile perché non abbiamo mai detto qual è il protocollo, magari per questo, perché è difficile se uno segue il protocollo del carico immediato di tutti gli altri sistemi plantari. Sì, diventa complesso, ma è semplicissimo quando si sa come intervenire e come utilizzare questi impianti in un carico immediato, specialmente di un full all-on four, che noi all-on four li facciamo tranquillamente, non è quello con carico immediato. E lì si deve vedere, analizzare quando si può fare, quando non si può fare. Non è solamente che c'è tanto o poco osso a disposizione. Quello che moltissimi dicono, ah no, con Bicon il carico immediato è impossibile, perché tutti quanti pensiamo Bicon, ultra short e short. È chiaro, e lo ripeto come l'ho detto all'inizio, e così terminiamo anche il webinar, che dipende ovviamente dalla dimensione dell'impianto che si inserisce nel momento di un carico immediato, perché il carico immediato non ha niente a che vedere con la differenza di guarigione tra un impianto avvitato e un impianto tipo plateau. Quello è tutto un altro discorso, perché nel momento del carico immediato è fondamentale la ritenzione meccanica, basta, e non la guarigione ossea. Quella avviene successivamente, ma se io non ho una ritenzione meccanica, non posso pretendere che con un 4x5 o 4x4x5 io riesco a fare un carico immediato. Non è possibile. Cioè, i casi che facciamo vedere noi di atrofia ossea e così via, sono 6 mesi di guarigione, è normale, perché atrofia ossea non facciamo investimenti, poi diamo al paziente delle protesi fisse a disposizione. Ma queste sono altre situazioni, e per questo qua si bloccano un pochino le menti quando si parla di carico immediato con Bicon. Ci abbiamo nel nostro catalogo, ci sono quelli da 8, da 11 mm, da una vita, sempre ci sono stati impianti più lunghi. Si utilizzano in questo caso perché carico immediato significa stabilizzazione meccanica immediata di un impianto e di un moncone, che poi la parte finale è più importante, perché questi impianti vengono stabilizzati attraverso una protesi bilanciata. E lì c'è la grande differenza nella nostra scuola di pensiero, perché sinceramente a fare subito una totale e una protesi, un full arch immediato, è difficile a farlo, perché tutto quello che dicono a valore la protesi totale, sì, però avete mai visto questi pazienti? A me sono venuti alcuni pazienti che hanno fatto queste cure veloci e rapide senza avere un criterio di occlusione. E quanto durano questi impianti? Che toccavano solo a un punto occlusale. A che serve? Ma tu devi ristabilire la funzionalità a un paziente, non solo l'estetica, non solo io voglio i quadrini subito, datemi subito 10.000 e io ti do i denti subito, ma poi vai a rimettere a posto quell'occlusione. È difficilissimo. Allora, in 6 ore non si fa niente, sì? In 6 ore si fanno solo casini, mi dispiace a dirlo, però io non capisco, i miei colleghi continuano, devi avere una analisi protesica prechirurgica talmente precisa. Allora sì, allora possiamo parlarne. Ok, questo è stato fatto, analizzato, però anche intrachirurgicamente. Poi ci sono piccoli spostamenti che non hai calcolato durante l'analisi protesica, dove la protesi definitiva comunque non è congrua nell'occlusione.
E dove andiamo a finire lì? E quello è fondamentale. Fate il carico immediato, protesi totale provvisoria, protesi fissa, scusate, provvisoria, ma è quello più onesto di tutti. Il paziente esce fuori come vuole perché vuole qualcosa di fisso. Ecco qua, tu da lì vai e ci si lavora e vedrete che poi ci sono tanti cambiamenti. Noi in alcuni pazienti abbiamo cambiato 4 volte il provvisorio, per uno che cambiava. Allora dove stiamo lì? E tocca stare attenti con questo, perché parliamo anche, se parliamo di all on four, di pazienti paradontalmente compromessi, perciò già c'è movimento dei denti e così via, perché un all on four non è altro che, come sappiamo dall'origine della tecnica di Malo, era una protesi sociale. Protesi sociale si proponeva in Portogallo a tutti i pazienti che non... per una questione parodontale, problematica parodontale, non volevano andare oltre a delle terapie molto prolungate e costose. Allora vai, togliamo questi denti, mobili da due, vai, già, si tolgono tutti, mettiamo 4 impianti, facciamo una protesi in resina, perché quello era inizialmente, e lì è fissa, ok, un'alternativa, no? Ok, quanto posto ancora con questi denti oppure no? E vuol dire che c'era tutto un altro volume, e c'è tutto un altro volume di ossa a disposizione, specialmente nei superiori. Negli inferiori è un po' più semplice a fare i carichi immediati, perché intraforaminale sempre si trova un bel po' di ossa a disposizione. Allora, gli inferiori sono più facili da seguire. Rispetto a dei superiori, dove spesso manca il volume osseo quando sono per pazienti e reduci, vorrei un carico immediato. Va bene, allora vi saluto tutti quanti. Ciao, arrivederci e grazie.